Buon pomeriggio ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto del Darion e oggi in questo giovedì 14 novembre siamo riuniti per parlare un po' di Serie A, perché oggi voglio fare un po' un video generale sulla Serie A e in particolare sulla notizia. Parliamo della Roma, ragazzi. Parliamo della Roma perché è stato annunciato ufficialmente il nuovo allenatore ed è un ritorno, ovvero ragazzi, il ritorno di Claudio Ranieri per la terza volta a Roma. E perché ne voglio parlare? Perché secondo me è un argomento che indirettamente può interessare anche il Napoli, perché ora, tralasciando quello che sta succedendo a Napoli e quello che sta succedendo a Roma, però a bocce ferme Napoli e Roma a inizio anno lottavano e tuttora secondo me lottano per lo stesso obiettivo, cioè qualificarsi alla Champions League. Non vi nascondo che a me un pochettino fa piacere vedere Ranieri in Serie A un'altra volta. Mi è sempre piaciuto, è sempre stata una persona simpatica a cui difficilmente non gli vuoi bene. Ecco, diciamo che io Ranieri lo ricordo principalmente per il miracolo fatto con Leicester. Quello rimane per me il miracolo sportivo più bello che ci sia stato nel calcio da quando lo seguo. E in generale Ranieri è sempre stata una persona amabile e che si è sempre comportata in un modo veramente ammirevole. Non vi nascondo che io avrei voluto vederlo sulla panchina del Napoli. Lo so benissimo che Ranieri ha allenato il Napoli, però parliamo dei primissimi anni 90, io non c'ero, quindi parlo per me, dico, mi sarebbe piaciuto vederlo sulla panchina del Napoli. È però oggettivo il fatto che arriva a Roma per risolvere un problema importante, perché comunque ragazzi, la Roma, parlando in maniera diciamo oggettiva e senza la sciarpa da tifoso addosso, la Roma ha una rosa comunque competitiva per lottare per i posti in Europa. Cioè, comunque è stato fatto un mercato di livello quest'estate, sono stati presi giocatori importanti come Hummels, giocatori come Manu Koné. È arrivato il pur bravo Hermoso, che mo tutti quanti stanno dicendo che è un pacco, che Napoli ha fatto bene a non prenderlo. Esistono i contesti. Chi vi dice che magari Hermoso a Napoli a quest'ora sarebbe forse più forte di Buongiorno? Ci sono i contesti, esistono i momenti storici, le situazioni, quindi io non me la sento di dire che Hermoso è un pacco solo perché tutta la Roma è un pacco in questo momento, perché la verità è che tutta la Roma oggi va male e va male perché diciamo, è vittima di una gestione societaria a mio avviso senza senso. Io non ho mai capito il perché esonerare De Rossi. Cioè, per me l'errore madre è quello lì. Perché esoneri De Rossi? Perché ha fatto 3 punti in 4 partite. Cioè, capita a tutti di fare una partenza un po' a singhiozzo. Ci sono squadre che magari fanno 4 partite, 12 punti e poi si arenano nelle prossime 5. Ci sono squadre che magari partono male, ma poi pian piano col tempo riescono a carburare. Ci sono poi le squadre che magari una via di mezzo. Per me è stata una pazzia esonerare De Rossi. Anche perché tu comunque gli hai fatto un mercato ad hoc per lui e dopo 4 giornate lo esoneri. Diciamo che lì, secondo me, è stato più che altro un motivo di rapporti societari, perché da quel che ho letto c'era questa lina su Locu che non voleva De Rossi. Secondo me è stato esonerato più che altro per dissidi societari. Comunque, fatto sta che tu esoneri De Rossi e vai a prendere Juric, quindi vai a peggiorare la situazione. E adesso ti affidi a Ranieri, che per amore della Roma torna, perché ragazzi, Ranieri è un figlio di Roma. Lui, se non mi sbaglio, è del quartiere Testaccio. È un allenatore comunque che ha un'esperienza alle spalle importante perché ha 73 anni. In questo momento diciamo che la situazione non è proprio idilliaca per la Roma perché al momento si trovano al 12° posto? Sì, al 12° posto. E io approfitto di questa cosa per spostarci sul lato Serie A, quindi vediamo un attimo la classifica. Allora, innanzitutto complimenti alla Serie A per l'immagine scelta perché è veramente top. Detto questo, da tifoso del Napoli guardo la classifica e non sono contento perché il Napoli ha fatto un cammino in queste 12 partite importante, però alla fine della fiera si trova soltanto a 2 punti dal sesto posto. Quindi tu, ipoteticamente parlando, dopo la pausa perdi contro la Roma, rischi di ritrovarti sesto e quindi tutto il percorso fatto finora
tra 100.000 virgolette è servito a poco perché ti ritrovi sesto. Lasciando da parte il discorso tifoso del Napoli, dico, questa è la Serie A più bella degli ultimi anni, perché io sinceramente non ricordo 6 squadre raccolte in 2 punti dopo 12 giornate, non me le ricordo. Di solito alla 12ª giornata già si era capito un po' l'andazzo, c'era già per esempio una squadra che era un pochino scappata avanti, c'era magari si era già capito il gruppetto che lottava per la Champions League, chi lottava invece per le zone, diciamo, di Europa e Conference. Invece adesso ci ritroviamo 6 squadre che possono entrambi in questo momento ambire al podio, alla vetta della classifica, e aggiungiamoci poi che ci sono il Milan e il Bologna che devono recuperare una partita. Quindi, ipoteticamente parlando, tu ti ritroveresti 7 squadre racchiuse in 5 punti. Ed è questa una cosa che fa sicuramente bene alla competitività del campionato. Noi, diciamo, in questi anni ci siamo sempre lamentati, no? Del campionato che è poco competitivo. Quest'anno invece si sta vedendo, almeno per i piani alti, un livello molto alto. Non posso dire lo stesso però per i piani bassi, perché io non ricordo squadre a 8 punti all'ultimo posto dopo 12 giornate. Anche lì ci sono squadre, tante squadre racchiuse in pochi punti, perché se vediamo sempre dal Parma in giù abbiamo praticamente 8 squadre in 4 punti. Vogliamo aggiungerci anche la Roma, perché la Roma, insomma, fa strano dirlo, ma la Roma oggi è più vicina alla retrocessione che all'Europa. Ecco, questo sarà secondo me l'obiettivo che deve, diciamo, di Ranieri. Cioè, l'obiettivo di Ranieri sarà riportare la Roma nelle zone europee. La Champions non lo so, perché comunque in questo momento sono a 12 punti dalla Champions League, quelle davanti corrono, quindi la Roma sicuramente in questo momento, se vuole rientrare, deve innanzitutto cominciare a fare con un filotto di vittorie. Possibilmente questo filotto di vittorie facciamolo iniziare non dalla prossima giornata, ma da quella dopo, e in contemporanea deve esserci qualcuno davanti che comincia a frenare, perché ora ragazzi è bello avere questo tipo di classifica, come ho detto prima, però io penso che qualcuno lì davanti a una certa comincerà a perdere punti. Cioè, io non credo che tutte e sei continuino con questo andazzo fino a fine stagione, anche perché rischiamo di avere una quota Champions che supera gli 80 punti se continuiamo così, e non credo proprio che sia fattibile. Bisogna capire adesso chi è quella squadra che inevitabilmente comincerà a calare. Fiorentina e Lazio, diciamo che sono quelle due squadre che in questo momento stanno forse facendo più di quello che ci si aspettasse. Ricordiamo che c'è sempre anche il Napoli che sta facendo più di quello che ci si aspettava, perché vi ricordo che il Napoli ha 6 punti in più rispetto a quelli che dovrebbe invece avere per quello che si è visto in campo. Quindi anche il Napoli sta sotto un certo punto di vista overperformando. Ecco, voglio un attimo aprire una parentesi sulla Lazio, perché secondo me è importante fare questa parentesi. Allora, la Lazio in questo momento è quinta, però è a pari punti con la seconda e a un punto dal primo. La Lazio è la squadra che tra le big è quella che ha speso meno in estate, ha speso praticamente 35 milioni. Nonostante una spesa così bassa, tra virgolette, è comunque lì. Cioè, faccio questo discorso per un po' smentire quella teoria secondo la quale tu più spendi e più hai probabilità di vincere. Sicuramente spendere più soldi ti aiuta, ok, siamo d'accordo, però non è quello secondo me il fattore che ti permette poi di fare una stagione importante. L'esempio è la Lazio. La Lazio spende 35 milioni, ma fa un mercato che poi viene dato a un allenatore come Baroni, un allenatore che tramite il lavoro ti ha fatto fruttare diciamo, questo mercato e ti ha permesso di essere lì. Cioè, per me non è importante quanti soldi spendi, ma è importante spendere bene quello che hai, quello che puoi permetterti, e contemporaneamente affidare, diciamo, mettere nelle mani giuste quello che tu hai speso. Cioè, magari la squadra che spende 300 milioni e poi si ritrova al 20º posto. Guardate per esempio il Manchester United, no? Il Manchester United tutti gli anni spende milioni su milioni su milioni, e poi ogni volta si ritrova in zone di classifica molto discutibili. Quindi non è lo spendere tanto la chiave del successo. È importante affidare
mettere nelle mani giuste quello che tu hai speso in estate. E la Lazio, secondo me, ne è l'esempio perfetto. Anche la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina non ha speso 35 milioni, ma 56, quindi qualcosina in più l'ha fatto, però ha affidato questa squadra a Palladino, un allenatore comunque che a Monza ha dimostrato di essere un allenatore con un potenziale importante, potenziale che si sta confermando alla Fiorentina. Quindi volevo fare giusto questa parentesi perché a mio avviso la teoria più spendi e più vinci non è vera. Detto questo, ragazzi, quindi la Roma, ecco, arriviamo alla domanda principe di questo video. La Roma con Claudio Ranieri può tornare a essere pericolosa per quanto riguarda la zona Champions League? Sinceramente, io non riesco a darmi la risposta perché dipende da varie cose. Dipende innanzitutto da quelle che fanno davanti. Ricordiamoci l'anno di Gattuso. Tu hai fatto una lotta punto a punto fino all'ultima giornata con la Juventus per il quarto posto. All'ultima giornata sei caduto. Quindi sicuramente c'è un fattore mentale, cioè la Roma comunque deve entrare nell'ottica che deve fare una corsa sulle altre, e questo mentalmente tipo può essere pesante alla lunga. Allo stesso tempo, però, io sono dell'idea che la Roma non è inferiore al Torino, non è inferiore all'Empoli, non è inferiore all'Udinese e secondo me non è neanche inferiore al Bologna. Quindi, per me, la Roma può tornare nelle zone europee. Alla fine il distacco dal settimo posto al momento è di 6 punti, non sono neanche così tanti, però di certo deve mettersi in testa di fare questa corsa. In contemporanea qualcuno sopra deve fermarsi, perché ma penso che qualcuno si fermerà, cioè, è statistico, non, ripeto, non può esserci un andazzo del genere per tutto il resto della stagione, altrimenti veramente la quota scudetto arriva a 100 punti. Sarebbe bellissimo, non lo metto in dubbio, sarebbe un campionato avvincente fino all'ultimo, ma non penso che sia possibile. Cioè nella storia, a meno che io ricordi, soltanto Real e Barcellona fecero quel famoso campionato dove entrambi finirono a più di 100 punti, ma è successo una volta in 50 anni, quindi non la vedo fattibile questa soluzione, diciamo questa alternativa. Ranieri riuscirà comunque a convincere una squadra a fare questo tipo di percorso? Io penso di sì, perché comunque Ranieri conosce l'ambiente, il famoso conosce l'ambiente, no? Però io penso che stavolta sia vero, perché Ranieri veramente penso conosce per filo e per segno l'ambiente romano. Lui è un tifoso, quindi sa sia l'ambiente interno che quello esterno, però non so se riuscirà a entrare nel gruppetto di quelle squadre che lottano per la Champions League. Vediamo come andranno le prossime giornate, però ribadisco, per me la Roma è superiore a 3-4 squadre che gli stanno comunque davanti, quindi può rientrare magari per l'Europa piccola, mettiamolo così. Detto questo, ragazzi, oggi inizia l'avventura, tra virgolette, dei nostri nazionali, perché oggi c'è Belgio-Italia, quindi ci saranno Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori e Lukaku. Ora Meret non penso che giocherà perché non giocherà. Di Lorenzo e Buongiorno invece dovrebbero giocare, così come Lukaku. Vediamo come si comporterà Lukaku stasera. Raspadori non penso, quindi vediamo stasera cosa combineranno. Per concludere, ieri sera si è giocata Namibia-Camerun e non c'era Anghissà, non era neanche in panchina, non era stato proprio convocato. Qualcuno può pensare magari si è infortunato o qualcosa. No, niente di grave, ragazzi. Ce l'ha detto il CT del Camerun, che praticamente Anghissà non era stato convocato perché Anghissà è diventato padre. È nato da poco il suo figlio e quindi ha avuto un permesso per stare appunto con la famiglia e con il figlio appena nato. Quindi niente di grave, nessun infortunio per Anghissà. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Ditemi, secondo voi, se la Roma può tornare a essere pericolosa per la zona Champions con Claudio Ranieri o pensate che sia ormai tardi? Ecco, mi sono scordato di dire questa cosa. Sotto un certo punto di vista, Ranieri mi sembra un po', no, il traghettatore, no? Quella figura a cui ti affidi per finire la stagione, però siamo a novembre, ci sono ancora due terzi del campionato da giocare e c'è pure un'Europa League da giocare, quindi vediamo che succederà. Ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Detto questo, forse ci vediamo stasera col post partita di Belgio Italia, non lo so, devo vedere un po', nel dubbio, ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, forza Napoli!